Allora, per sconfiggere le associazioni mafiose, tema non all'ordine del giorno di questo governo, però insomma l'ordine del giorno nostro sì, è necessario recidere i legami che le associazioni mafiose hanno con la politica. In questo senso sarebbe necessario rivedere al rialzo, diciamo, le pene, i massimi edittali e i minimi edittali delle pene di concorso esterno, di voto di scambio, anche di associazione mafiosa, visto che le pene sono molto basse. Però soprattutto mi voglio soffermare sul voto di scambio, perché è stata approvata pochi mesi fa una nuova normativa, una normativa che sicuramente migliora, è migliorativa rispetto alla precedente, come hanno illustrato diversi magistrati, però è una normativa che avete criticato fortemente, per esempio per l'abbassamento delle pene rispetto all'approvazione al Senato, perché le pene sono state abbassate, il minimo di pene è stato abbassato da 7 a 4 anni. Ecco, ci spieghi un po' cosa è successo durante le varie discussioni, perché il PD ha ringambato e soprattutto come potrebbe essere migliorata la normativa sul voto di scambio o quella sul concorso esterno e il reato di associazione mafiosa, insomma. Grazie. Beh, qui c'è dell'incredibile. C'è dell'incredibile perché questa proposta di legge viene approvata dalla Camera nel luglio del 2013 e poi passa al Senato ed era un testo che pure noi avevamo votato all'unanimità a luglio del 2013. Io no, perché, e lo dico sempre, perché non mi piaceva quel testo, poi caso vuole che quel giorno stessi male, quindi non ero in aula. Anche altri miei colleghi della Commissione Giustizia non sono riusciti a votare quel testo a luglio del 2013, perché appunto le pene erano basse, perché era frutto di una sorta di accordo tra le forze politiche. Noi eravamo molto giovani, nel senso che dopo 3 mesi che sei in Parlamento avevamo molta paura che votare contrari a quel testo ci avrebbe esposto a un fuoco mediatico che non saremmo riusciti a combattere e non saremmo riusciti a far capire che cosa c'era di sbagliato. Errore nostro quello che guardate, senza ombra di dubbio, va ammesso, perché questa è una delle critiche che ci fanno, no? Io penso che bisogna avere anche l'umiltà di dire quando si sbaglia, e io lo sostengo da sempre che secondo me a luglio del 2013 abbiamo sbagliato a votare tutti all'unanimità un testo che non ci convinceva del tutto. Però era la prima approvazione, quindi tu sai che quella non diventa legge, perché deve passare all'altra Camera. Quindi cosa abbiamo fatto? Abbiamo detto ai nostri senatori: guardate, fate di tutto per cercare di aumentare le pene, magari di fare delle modifiche, e per rendere questa proposta di legge molto più efficace. Una legge che deve colpire il voto di scambio tra politici e mafiosi. Perché? Perché fino all'altro ieri veniva punito solo lo scambio di denaro, ma non lo scambio di altre utilità. Quindi non appunto lo scambio di favori, quel do ut des che sappiamo esistere chiaramente in tanti comuni, province, regioni d'Italia. E quindi era questa l'impostazione iniziale, punire il politico e il mafioso. Certo che se gli dai una pena bassa al politico o al mafioso non ha senso di esistere poi una legge, perché non è efficace. La legge passa al Senato. Il 28 di gennaio, il 29 di gennaio di quest'anno succede un miracolo, cioè che PD e Movimento 5 Stelle votano insieme una legge con pene da 7 a 12 anni. Messa a disposizione, punibilità, quindi vai a punire il politico che si mette a disposizione delle cosche e vai a punire appunto tutto lo scambio anche di altre utilità, non solo lo scambio di denaro. Esperimento perfetto, perché PD e Movimento 5 Stelle avevano lavorato insieme, avevano migliorato benissimo la legge che era stata approvata alla Camera, e quindi cosa succede? Che nel bicameralismo perfetto che abbiamo noi, dal Senato
deve ritornare da noi alla Camera, perché quando una proposta di legge subisce delle modifiche, deve ritornare nell'altro ramo per essere approvata definitivamente senza fare ulteriori modifiche. Quindi arriva da noi questo testo e bastava semplicemente approvarlo, cioè è una cosa veloce, tanto il testo è perfetto così, l'accordo l'hanno trovato al Senato, arriva alla Camera in 3-4 giorni, diventa legge, segnale fortissimo perché c'erano le elezioni amministrative, tu vai a dare un colpo grosso a quei politici che già pensano di chiedere favori o a quei mafiosi che già pensano e stanno facendo i conti sul cavallo da puntare, insomma, per avere garantiti i favori. Parliamo con i deputati del Partito Democratico in Commissione Giustizia, tutti tranquilli. Poi parliamo con gli altri deputati in Commissione Antimafia, con Rosi Bindi, tutti tranquilli. Poi succede una cosa incredibile. Una bella sera, Silvio Berlusconi va da Giorgio Napolitano. Cosa si dicono? Non è dato saperlo. Il giorno dopo, colpo di mano. Arrivano, noi eravamo già in aula, quindi non è che eravamo in commissione, eravamo già in aula con la proposta di legge, con la legge sul voto di scambio da approvare così com'è. Il PD ferma tutto. Il testo deve tornare in commissione. Come? Sì, dobbiamo far tornare il testo in commissione perché ci sono delle cose da cambiare. Noi a bocca aperta. Votano, noi votiamo contrario, il testo torna in commissione perché avevano la maggioranza. Quindi votano insieme Forza Italia, Partito Democratico, Scelta Civica, il testo torna in commissione. Non in commissione, in comitato dei 9, una cosa ancora più ristretta. Una roba che abbiamo solo alla Camera, sono 9 rappresentanti, 1-2 per ogni partito, che sono praticamente i referenti di quella legge, di quel testo. C'eravamo io e Colletti, il mio collega Colletti, per il Movimento 5 Stelle. Il problema è che nel comitato dei 9 il tuo voto, anche se hai il 25%, vale quanto quello della Lega o di Cell, che hanno preso il 4 alle elezioni. Perché essendo in 9 ogni voto vale 1. Cosa succede? Succede che la presidente del Partito Democratico della Commissione Giustizia, Donatella Ferranti, in accordo con la maggioranza e con Forza Italia, presenta le stesse modifiche volute da Forza Italia. Abbassano le pene, ed era quello che chiedeva Silvio Berlusconi. Tolgono la punibilità del politico che si mette a disposizione delle cosche e poi fanno un'altra modifica, questa meno rilevante dal punto di vista formale proprio della scrittura della legge. E se la votano in 4-4-8, cioè loro praticamente smantellano l'accordo, una legge che era perfetta, che era frutto di un lavoro fatto insieme, di una collaborazione tra noi e il PD al Senato, lo smantellano nel giro di qualche minuto cedendo alle richieste di Forza Italia. E tutto questo, guardate, succede in 3 ore. Stavamo per approvarla. Votano, il testo torna in comitato dei 9. In comitato dei 9 votano le 3 modifiche, il testo torna in aula, dichiarazioni di voto, votazione del testo e la legge è fatta. Non abbiamo neanche avuto il tempo di rendercene conto. Io ero allibita quel giorno, era un giovedì. Guardate, veramente è stato... quando ti ritrovi appunto in queste situazioni, quasi non ci credi. Non capisci cosa sta succedendo. Poi ti ritrovi il giorno dopo, il mattinale, che è il quotidiano di Forza Italia che fanno passare tra di loro e che ci arriva nella posta elettronica di tutti i deputati e i senatori, è una specie di stalking by Brunetta, sì, perché è spam puro e tutti i giorni voi immaginatevi che apri la tua posta e ti ritrovi il mattinale, il quotidiano di Forza Italia
puoi decidere ovviamente di non aprire, di cancellarlo. Non so perché quel giorno mi è venuta così per curiosità, ho detto sai che c'è, lo apro questo allegato, apro il mattinale di Brunetta, una delle prime notizie: vittoria di Forza Italia sul 416 ter. Avevamo portato anche all'attenzione del Presidente della Repubblica le nostre preoccupazioni su quel testo, su quella legge. Le nostre richieste sono state tutte accolte. Quindi avevamo la dimostrazione palese, se non fosse bastato il fatto che Berlusconi era andato da Napolitano, perché poi ci avevano detto, no, quel giorno, ma cosa dite, come vi permettete voi 5 Stelle di pensare una cosa del genere? Non sapete neanche che cosa si sono detti. Appunto, i cittadini dovrebbero saperlo. Quindi erano nostre supposizioni. Poi ti ritrovi il mattinale di Brunetta che te lo dice proprio chiaro e tondo, scritto lì. Davanti a una cosa del genere ci siamo infuriati. Cosa succede? Siccome le modifiche erano state fatte alla Camera, il testo ritorna al Senato. Senato per l'approvazione definitiva, e al Senato ovviamente è successo il finimondo, perché i nostri colleghi, dopo aver visto tutto quello che avevamo subito noi, cioè un colpo di mano in un giorno, e il mattinale di Brunetta, i deputati del PD che dicevano che eravamo dei pazzi perché quella era una legge perfetta. Poi avevamo avuto il lunedì, dopo l'approvazione, Nicola Gratteri in commissione antimafia che su mia domanda: caro dottor Gratteri, ma questa legge che punisce da 4 a 10 anni il politico che si accorda con la mafia, quanta gente metterà in carcere? Risposta: nessuno. Perché noi abbiamo un sistema penale tale per cui, e di procedura penale tale per cui, se tu dai 4 anni a qualsiasi cittadino, soprattutto a quelli incensurati, non in carcere non ci finisce, statene certi, è impossibile. Quindi tu hai fatto una legge che praticamente non serve a nulla. A cosa serve? Tanto in carcere non ci va nessuno. Che paura hai? Che paura devi avere tu, politico, se tanto al massimo subisci un processo che durerà 20 anni e che finirà in prescrizione? Che paura devi avere? Nessuna. Eppure lo sventolano e l'hanno sventolata questa roba qui come la legge del secolo, come una vittoria. Scusa, ti interrompo, a onor del vero però Morosini, che è il GUP che abbiamo visto prima che ha rinviato tutti a giudizio, ha sostenuto che la battaglia sul minimo edittale di pena, cioè i 4 anni, è una battaglia abbastanza demagogica, perché tendenzialmente non si daranno mai 4 anni a chi, insomma, ha comprato voti dalla mafia. Questo per porvi l'attenzione anche il parere di un magistrato che sicuramente non è accusabile di, insomma, di servilismo nei confronti della politica o di equilibrismi. Abbiamo avuto anche il procuratore nazionale antimafia che ha definito questa legge come una legge perfetta. Il problema è che noi non siamo lì per fare a gara a chi la dice, insomma, a chi ne dice di più, perché tu puoi avere il procuratore nazionale antimafia che ti dà un'opinione, poi hai Di Matteo dall'altra parte che ti dice il contrario, Gratteri che ti dà un'altra opinione ancora, Morosini che ti dà un'opinione ulteriore, Antonio Ingroia che te ne dà un'altra, e allora tu devi basarti ovviamente su quello che per te è giusto, avendo coscienza di quello che è il sistema penale italiano, avendo coscienza del fatto che tu hai tutti i giorni palesi dimostrazioni che in questo paese vengono sciolti comuni per mafia sia al nord che al sud continuamente, e se vuoi dare un segnale forte nella lotta alla criminalità organizzata non puoi pensare di fare delle leggi di facciata.